i signori Chiodi, Tancredi, Gatti, Brucchi, Venturoni, Di Dalmazio devono andare via! È finito il tempo di questi signori! Sento la responsabilità, sento... Io vi voglio raccontare che cosa ho fatto in questi ultimi giorni. Stamattina intanto vi do questa informazione, abbiamo finalmente depositato la lista per partecipare alle elezioni regionali. Siamo stati i primi, sono state anzi due persone che sono lì tra voi, alzate la mano, sono stati loro due. Siamo stati primi perché forse per noi è più semplice, nonostante la burocrazia sia incredibile, nonostante voi non avete proprio possibilità di immaginare la mole di documenti, di certificati, le leggi indecifrabili, scritte in sanscrito, l'ansia per depositare questa lista e per non fare errori. Siamo stati primi perché evidentemente non eravamo impegnati, come saranno impegnati ancora gli altri candidati, a caricare sui loro carrozzoni imputati, indagati, pregiudicati, riciclati. Lo abbiamo detto tante volte, noi siamo persone normali, siamo persone che non hanno mai fatto politica per professione, siamo cittadini, siamo tutti quanti cittadini, noi, voi, quando dico noi parlo di noi, piazza compresa. E nonostante questo ci stanno copiando qualunque cosa. Ci copiano tutto, vedo le dichiarazioni degli altri candidati alla presidenza. A proposito, saluto il presidente uscente Chiodi, visto che la città è la sua. Arrivederci, se ne faccio una ragione, arriviamo noi. Ci stanno copiando qualunque cosa, ci copiano tutto. Sento candidati che parlano di wifi libero, di ambiente, sono diventati tutti ambientalisti ultimamente. Sento candidati che tagliano i nastri, stanno inaugurando qualunque cosa in questo momento, stanno promettendo qualunque cosa, fanno cene politiche, noi non offriamo cene, non compriamo voti con il voto di scambio, non promettiamo niente, noi siamo coerenti, noi parliamo soltanto con i fatti, quello che diciamo facciamo e quello che facciamo diciamo. E loro ne sono la prova. Ho sentito candidati addirittura che ultimamente, visto che ci copiano proprio tutto, stanno parlando della possibilità di creare lavoro dalla bonifica del territorio. Dove l'avranno sentito mai? Tutto ci copiano, tranne una cosa. Ieri mattina abbiamo fatto una conferenza stampa, perché siccome noi ai soldi ci teniamo e ci rinunciamo quando sono troppi, ieri mattina insieme a tutti gli altri candidati alla regione abbiamo fatto una conferenza stampa nella quale abbiamo pubblicamente dichiarato il fatto di aver rinunciato già e di aver già firmato un impegno prima ancora di arrivare. Gli altri aspettano che vengano emanate le leggi, noi prima ancora di essere eletti abbiamo già rinunciato a metà dello stipendio, a più della metà dello stipendio, ai rimborsi elettorali, e abbiamo annunciato e sottoscritto un impegno a creare un fondo regionale per sostenere la piccola e media impresa e per erogare finanziamenti alla piccola e media impresa. Questo facciamo noi, i fatti. La differenza tra noi e loro è che loro fanno le chiacchiere. Adesso i programmi, come vi dicevo, sono tutti uguali perché va tutto male, lo sappiamo, e quando va tutto male è facile fare il programma. Si scrive il contrario, si dice faremo questo, questo, questo. Però sono soltanto promesse, perché non sono più credibili. E poi vinciamo noi. Vinciamo noi e vi spiego perché, vi racconto perché. Ieri sera eravamo dentro l'Infopoint a Chieti, qualcuno di voi c'è stato, vedo qualche attivista che conosco. È un Infopoint al piano strada, d'angolo, in un palazzo, d'angolo, tutte vetrate. Noi eravamo nel pieno del controllo delle firme, perché abbiamo dovuto raccogliere anche qualche firma per presentare la lista, controllo dei documenti, c'è tutto, non c'è tutto, elenco, spulciamo, è stata una cosa veramente dura.
e vediamo passare una signora che passeggia sul marciapiede. Passeggia sul marciapiede, una signora sull'ottantina, 80-85 anni, una nonna. Si affaccia, si avvicina al vetro e cerca lo sguardo di qualcuno. Io la guardo, sorrido e lei mi fa, leggo il labiale perché chiaramente c'era il vetro, mi fa: grandi. Io la invito a entrare e la signora di 80-85 anni mi dice: grandi ragazzi, siete la nostra ultima speranza. Poi mi fa: i miei nipoti e i miei figli sono tutti dei vostri, eppure io, dammi qualche volantino che lo do alle mie amiche. 80-85 anni. Questo è il segno che vinciamo noi, perché la gente sta cambiando, perché tutti noi stiamo cambiando e perché l'Abruzzo sta cambiando. E ce lo riprendiamo, ce la riprendiamo questa regione. Ultima cosa che vi volevo dire, noi abbiamo scelto il termine per depositare la lista, in realtà scadeva domattina, oggi è il 25 aprile. Il 25 aprile è una data evocativa, l'abbiamo scelta perché significa qualcosa. Oggi è l'anniversario della liberazione, ma la vera liberazione deve ancora arrivare e noi tutti abruzzesi dobbiamo ancora liberarci. Voi vi sentite liberi? Non vi sento. No! Sbagliate. Sbagliate perché siamo liberi. Siamo liberi e la libertà ce la dà questa cosa qui. Una matita. Il 25 maggio, soprattutto qui a Teramo, avete una grande opportunità, un'opportunità che forse non si ripeterà più. Potete scegliere il vostro sindaco, potete scegliere il governatore della regione e potete portare dei rappresentanti in Europa. Il 25 maggio possiamo portare dei cittadini all'interno di tutti i livelli, di tutte le istituzioni, e in quel momento faremo una rivoluzione. Grazie. Teramo adesso è famosa purtroppo a livello nazionale per alcune cose, come un idrovolante che è costato 600.000 euro e ha fatto un solo volo. È famosa in tutta Italia per la stanza condivisa tra il governatore Chiodi e una consigliera regionale. È famosa a livello locale, come ricordava Luca, per i 110 assunti a Ruzzo senza procedure concorsuali. È famosa per il buco da 100 milioni di euro del Ruzzo. È famosa perché recentemente è stato riaggiornato il sito del comune di Teramo e questa operazione è costata 19.000 euro.